Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Cime in questo nuovo video di Darksiders 3. Bene, andiamo da Vulgri. A proposito, spero che tu non ti offenda, Furia. Mi offenderò di sicuro. Sì, beh, come si dice, ambasciator non porta pena, quindi vedi di non farmi a pezzi. Cavaliere, voci delle tue prodezze belliche sono arrivate anche a certe orecchie. C'è chi vorrebbe mettere alla prova i tuoi talenti, se ti andasse di accontentarlo. Veramente no. Ma se invece per curiosità, per orgoglio o per semplice avidità ti andasse, non hai che da dirlo. E i varchi serpentini ti condurranno alla prova del fuoco. La prova del fuoco? Un po' ridondante, no? Disse il cavaliere furioso chiamato Fu. Basta, Vulgrim. Che ci guadagni in tutto ciò? Il 10%. I demoni devono pur campare. Per te, invece, ricompense che potrebbero interessarti, sempre che tu sopravviva. Pensaci. Oppure no. Oh, la prova del fuoco. La prova del fuoco è ora disponibile. Accedi alla prova del fuoco dalla scheda limbo del menu dei varchi tempettini. Perfetto. La forma della tempesta. Non mi deludi mai, cavaliere. Non posso dire lo stesso di te, demone. La tua opinione nei miei riguardi cambierà a tempo debito. Il prossimo passaggio attende il tuo tocco gentile. Ti è stato concesso di accedere alla tempesta del vuoto. Accedi al vuoto della scheda del limbo del menu di archi temporali serpentini. Cosa desideri da questo umile mercante? Per il momento nulla, quindi andiamo via. Assicurati che gridino, cavaliere. Sì, non so chi, ma comunque sia. Adesso siamo belli tempestosi. Dunque c'era da prendere un item. Adesso lo troverò, Ok. Qua. Perfetto. Poi un altro qua. Siamo attenti a non cadere. Ottimo. Questo lo rompiamo. Lo rompiamo. E dobbiamo andare a ammazzare uno. Che adesso guardo dov'è un attimo solo. Ok, è qua vicino, dobbiamo andare esattamente, perché qua c'è un altro porto esatto, da ammazzare loro. Aia, e porca vacca, testa di cazzo, madonna che sono sti cosi. Ecco qua, prendiamo questo, perfettico, poi da qua, dobbiamo ritornare dove eravamo prima, quindi andiamo di qua, e di qua. Mi sono già dimenticato perché sono sbadato come mio solito. Ci vuole pazienza, come lo sapete, vero? Ecco qua. Ah, devo andare qui. Benissimo. Signore, si apre coroni. Bisogna di passare un attico. Eccoci qua. Poi, con calma, signore, non abbia fretta, insomma. Non è che c'è qualcosa, no, vero? C'è un cazzo. Ok. Ah, devo andare là, scusate, pensavo su questo. Oggi proprio, insomma. Ecco qua, e prendiamo questo. Perfetto. Qui rompiamo. Non si rompe niente qui. Peccato, non ci tenevo, forse questi si rompono. Sono passato, Eccoci qua. Qui si è rotto tutto. Qui si è rotto tutto. E sì, tutto rotto si è. Vediamo se c'è qualcosa qua, non sembrerebbe di no. E quindi l'unica direi che è qua. Perfetto. Ah, la sala cinesca. Beh, interessante. Vediamo cos'altro dobbiamo fare dopo. Perché si sono aperte tutte e due in realtà le sale cinesche. Quindi andiamo di qua. Scusate, se posso farlo. Vado prima qui. E ci teletrasportiamo, perché adesso abbiamo un nuovo... Cosa desideri da questo umile mercante? Sì. Dobbiamo Prego, andare... fai con calma. Circa... qua. Ok. Che
che dobbiamo con la nostra nuova abilità fare a cose ed eventuali. Vediamo un po' cosa. Perfetto. Allora, dobbiamo andare di qua. Adesso io ammazzo anche la gente, cioè, mi servono punti per fare il livello, l'ho lasciato a metà. Ok, adesso questo so che non sono tanti, per carità, però più sempre meglio che niente, insomma. Se avessi qualcosa di un po' più lungo di raggio mi avrebbe fatto schifo, eh? Comunque la potenza inalata si nota qui, eh? Eccoci qua. Vi ricordate qua che c'era degli item che non riusciamo a prendere? Adesso vi faccio vedere come morire, poi vi faccio vedere come prendere, che tanto succederà quello, io lo so già. Lo salve. Altri? A quanto pare sì. Ok. A me fa... ma insomma, che c'è? La riunione? Cioè, è uscito sul giornale che stavo arrivando. Ecco qua, cavacca. Salto, salto e poi non era così. Io avevo detto così si muore. Adesso vediamo come vivere. Non ci riesco. Voglio qualcosa? Voglio lo candeggio. Forse un po' più in alto devo andare. E basta di rompere i maroni. Ma quando fa vedere qualcosa, sempre così fanno. Ok, così. Perfetto. Tempesta sono diventato. Pezzo di ave davanti. Adesso io dovrei cambiare forma, la prima colazione. Come si fa? No, così. Non me l'hai spiegato. Porca vacca. Come cambio forma? Ok, con left button Y divento così e B divento così. Ok, ci ho messo un po' a capirlo, per adesso bisogna avere pazienza. Ok, abbiamo preso anche questa. Adesso possiamo ripeterci la forma di spettro, far così e così. Ci sarà da divertirsi con queste forme adesso. Se io tenessi premuto, ecco, ma cambia qualcosa? Cioè, vorrei tanto sapere se queste cose, se me le ha spiegate probabilmente o le ho skippate, cioè nel senso che non mi sono accorto che le ha desti, o me le sono dimenticate o non le ha spiegate, perché vorrei sapere che differenza c'è se rimango normale o rimango infuocato o elettrizzato, insomma. Salve. Dobbiamo andare da un'altra parte. Cosa desideri? Prego. Dobbiamo andare qui nella croce. Esattamente. Dovrebbe essere questo, le catacombe. Ok. Andiamo alle catacombe e facciamo un'altra cosa che dobbiamo fare, ovviamente. Vediamo un po'. Perfetto, metto pausa, vedo. Ok, dobbiamo andare tutto a sinistra. Appena scendiamo qua. Perfetto. Di qua. Quindi così, così. Sì, ok. Vedete che qua c'è una corrente ascensionale e la dobbiamo usare noi. Oh, porca vacca, ha fatto prendere un cazzo di colpo sto coso. Accidenti a lui. Eccoci qua. Preso. Perfettico. Ottimo. Poi. Ok, scusate, ho guardato il video perché non ci capivo un cazzo. Dobbiamo andare di qua. Mi chiedo, si posso farlo con questa forma? Direte, sì, no? Cioè, nel senso, perché no? Mi attacchi al pirolo. Al monte del pirolo qui. Devo andare in forma caotica. Beh, forse è meglio, perché insomma potrei farmi male. Cioè, devo solo ricordarmi qual è la forma. Signore, salve. Io dovrei spaccare un attimo il culo. Niente di personale, mi raccomando. Non me ne voglia, ma non riesco a capire se devo schivare o meno. Si è fatto male. Vediamo se qui c'è qualcosa. Ovviamente non c'è un cazzo di niente, però qui sì. Oh, un potenziamento. Che bello, voglio guardarci. Vediamo un po' sto potenziamento. Equipa quello così. 500 di danni da questa arma quando la salute è piena. Sì, se porto non so se la arma secondaria funziona. Se la mettessi lì il dot dell'energia sarebbe attiva lo stesso se la metto come secondaria, e quindi con combo di questa potrebbe essere una buona cosa al massimo, perché questo diventa 5%, probabilmente diventerà 20 o 30 al massimo potenziata, e l'altra il dot dove curare molto più in fretta. Può darsi che potrebbe essere anche una bella combo. Allora, vediamo adesso dove dobbiamo andare. Beh, probabilmente alla corrente ascensionale, così mi viene da pensare. Ci sarà da divertirsi. Beh, a quanto pare è un bel cazzo di casino. Allora, lì io non penso ci sia niente, però per sicurezza vado. Lo sapete come sono rompicoglioni io, cioè non l'ho mai nascosto, nel senso. Ok? Certo che se ti... aggrappati a sto piloro! Eccoci qua, insomma, sta donna. Ecco, non si è successo niente. Allora, dovrei andare, ritornare di nuovo qua. Ok. Dai, forza, che non ho tempo.
devo fare un sacco di cose. Poi devo fare un salto così, poi così, vai, e poi così. Perfetto. E adesso usiamo la corrente ascensionale per andare di qua. E speriamo di non fare una cacata delle mie, perché io le farò sicuramente. Ok, qui ce n'è un'altra, grazie. Molto gentile. Eccoci qua. No, grazie. Ok, e ci siamo. Perfetto. Adesso mettiamo sto cacacavoli che mi ha già rotto i marroni. Signora, signor, insomma, coccoso. Oh, cavolo, ce l'abbiamo fatta. Adesso, da qui, dobbiamo ritornare da Wolgrin. Quindi ci mettiamo la nostra bella trasformazione. Mi sto rincoglionendo di queste trasformazioni. Qual è il pulsante? Ce la posso fare. Pulsante, eccolo qua, questo qua. Dobbiamo andare di qua. Quindi un saltino, due saltini e una saltatina. Ok, dai. A postolo. Andiamo qua. Luoghi dovrebbe essere di qua. Però io questo qui lo vorrei farci. Tengo. Non c'era un cazzo di niente. Sono contento. Allora, parliamoci. Saluti. Grazie. E ci teletrasportiamo al limbo. Prego, finalmente direte, no? Dovremmo andare al vuoto. Ma passiamo questa prima. Poi facciamo l'altra. Così la facciamo 100%. Penso ci sia un boss ogni limbo. Adesso guardo. Allora, dobbiamo andare a destra qua. Perfetto. E questa è la via giusta. Poi dobbiamo andare dritto qua. Perfetto. Sto cercando di fare passo passo, perché sennò rischio di perdermi pezzi per la strada e non è carino, insomma. Salve. Ok, adesso da qui in teoria dovremmo fare un bel salto. Comunque guardo il video prima, non si sa mai. Oh, porca vacca. Già, è proprio di qua che dobbiamo andare. Allora, doppio sono fuoco, vero? Doppio salto e poi facciamo così, perfetto. Ho messo l'armatura nuova, non so, mi sono scordato di dirvelo. Quella che ho comprato, adesso proviamo, speriamo che vada bene. Corriamo. Tanto l'ho comprato, cazzo, 10.000, l'ho spagata tanto. porca miseria. Allora, 1, 2 e tac. Perfetto. Adesso andiamo di qua. Benissimo. Sto cercando di fare passo passo, così almeno... Almeno poca vacca, ma la cosa che c'è. Oh, porca miseria. Ciaboia, stavolta te l'ho messo in culo io. Ma siamo forti, dai. Per il momento, diceva quello che stava per morire. Allora, intanto ammazziamo tutti e facciamo piazza pulita, perché non vorrei che mi attaccassero il culo. Insomma, non lo dico, va sempre a finire male. Guac, che accidi, facciamola. Si è sfomentata la signora. Ah, questa era una statua del cazzo. Ok. Non lo so. Ok, ho capito. Cioè, ho capito. Ho visto il video. Ho fatto la scoperta dell'acqua calda. Allora, facciamo così. No, era Y, scusate. Ecco qua. Andiamo di qua. Ok. 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 Perfetto. Adesso faccio piazza pulita, perché non voglio avere persone in giro. Ok, aspetto che te fai la tua mossa. Ok, perfetto. Beh, c'è abbastanza margine di schivata, quindi mi va bene. Devo andare verso... Diciamo che questo va, che è meglio. Ok. Verso il... niente. Oh, porca vacca, signoro! Ma da dove cazzo è uscito lei? Oh, porca vacca, mi sono cacato in mano. Perché mi fate vedere un attimo dove devo andare, perché mi sono già quasi perso. No, non è questa il posto. Fatemi vedere, va là che c'è un posto dove devo andare. Devo cercarlo per farlo capire anche voi, se no lo capisco io. Allora, da qui siamo venuti. Là dovrebbe, esattamente qua. Oh, porca vacca. Ok, poi, perché dobbiamo farlo col fulmine questo, capite? Allora, qui dobbiamo fare prima di tutto così. Perfetto. Poi facciamo così. E adesso ci dobbiamo trasformare in fulmine. E adesso... Era così, ok. Cioè, almeno così ha fatto lui. Però non si è accesa. Quindi ho sbagliato qualcosa io. Ok, adesso si è accesa. Che cazzo, dimmi qualcosa, no? Allora, adesso c'è un po' un casino qui. Devo fare prima così, no, così. È la mazza. Eccolo qui. Uno, due, e poi così. Grazie. Poi devo far così, poi 1, 2, vai, perfetto. Cioè, mi farà venire mal di testa sto coso. Per prendere sto coso, cioè, nel senso. Vabbè, adesso facciamo un salto, due salti, e poi facciamo così, sperando che non abbia fatto la mia pedata solita, però dovrebbe arrivarci bene, ok? Adesso dobbiamo andare di qua. Di qua, perfetto.
Dobbiamo scendere giù di qua. Ottimo. E andare a cambiare forma alla prima colazione. E andare di qua. Uno, due, saltino. È stronzato, che stavo cadendo. Ci vuole pazienza. E adesso l'altra fila di prima. Vabbè, ci vuole pazienza. Allora, uno, due, e vai. Perfetto. Vai così. Bella corsina. Corsina, grazie. Poi di nuovo questa cosa qua. Uno, due, e vai così. Perfettico. Perché c'è gente qua? Com'è possibile che ci sia gente? Ok. Ok, è rimasto male il signore. No, porca vacca, non ce l'ho fatto in tempo. Signore Salve, io dovevo un attimo andare in un posto. Se lei si fa imbarcato, ecco, gentilmente. Allora, dobbiamo andare... Mi sono già dimenticato, perché mi sono messo a combattere e mi sono distratto. Ok, dobbiamo andare in una discesa. Che dovrebbe essere... Ok, è questa, ci vuole pazienza, lo sapete. Andiamo qua. Perfetto. Poi, andiamo sulla destra di qua. Ancora, già poi a sinistra di qua. E devo andare verso il giallo. Sì, il giallo. Fino all'ultima volta era giallo. Questo colore qui. Se non è cambiato stanotte. E adesso qui dobbiamo fare un gioco di palle. Cioè, di sfere. Insomma, prima dobbiamo fare così. E lo muoviamo. Poi ci dobbiamo trasformare in freccia. Insomma, in cose. E fare ta 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 spa. E quindi no, è così che si fa, no? E poi si fa così. E insomma, bel casino, eccoci qua. E fin qua ci siamo. Poi. Il culo, da chi ce lo facciamo fare per più? No, chi è? Signore, aspetti un attimo, sto arrivando, è un educato, Fatemi arrivare, perché mi ha sparato di culo? Te potresti anche morirci, gentilmente, così almeno non stiamo a perdere tempo. Ok? Quindi passo l'armatura, chi? Oh, salve, beh. Grosso, era grosso, Cioè, è un grumo della Madonna proprio. Mi metto qua e guardo la guida. Andiamo. Buonanotte. Ce la posso fare. Dobbiamo andare dall'altra parte. Di qua. E salve. Cerchiamo di fare in fretta questa cosa. Prima ci ha provato tanto. Eccoci qua. Beh, pensavo peggio. C'è grosso anche questo. Beh, è andata bene, no? Adesso ce n'è un altro che devo guardare. Qua. Perfetto. Vai. E facciamo così, perché sennò non ci entro io qua. Oh, porca vacca. Ok, fatemi vedere se anche di là c'è. Curiosità mia personale, perché tanto abbiamo già fatto. Beh, la rigenerazione sembra stia funzionando. Non so se ho preso danno, per dirlo. Però mi sembra di sì, insomma. No, non c'è un cazzo, beh, sono contento, dai. Quindi ritorniamo qua. E c'è da ridere di nuovo. Allora, andiamo di qui. Qua. Facciamo la solita vuota. E poi facciamo così. E facciamo watatatata. Chiaro, no? Tutto io parlo italiano, insomma. E andiamo. Tranquilli, tranquilli. Benissimo. Ok, andiamo di qua. Perfettico. Andiamo di qua. Oh, adesso sono contento. Stiamo facendo tutto passo passo. Almeno così non ci perdiamo. Allora, qui dobbiamo semplicemente fare watatatata. Ecco qua. E poi andiamo a ammazzare questi. Che bello, eh. Ok, non ho preso mezzo. Vabbè, adesso che mi attaccia ha provato tanto. Eccoci qua. Ok. Gli sfondo la corazza prima o poi, se non si può di darci. Eccoci qua. Oh, il grosso anche questo. Perfetto, ottimo. Adesso ovviamente dobbiamo andare di qua. Però prima io mi sono scordato di andare di qua. Sono sbadato ultimamente. Porca macchina, vedi che non ci andavo. Eccoci qua. Ma ci siamo fatti male. Ma se facessi tipo ta 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 ta. What up? Adesso non ci ho capito più un cazzo. Benissimo. E qui c'è un qualcosa. È piccolo. Però è un po' strano. Però dai, insomma, si poteva fare di meglio. E adesso sì, sarà molto divertente. Quindi facciamo così, così e poi così. E vai. Questo lo facciamo fuori. E ci prendiamo la ricompensa. Frammento di forza. Beh, per carità, buono. Uno, due, e poi zac. Oscia, l'epoca, cosa ho fatto? Non lo so. Allora, non è difficile, perché noi dobbiamo prendere la B e sparare la palla qua.
tac, ok? Perfetto. E questo è andato. E siamo a posto. Poi dobbiamo andare qua. Uno, due e tac. Dobbiamo ritornare qui. Metterci un attimo in preparazione. Tac, perfetto. Riprendere così e poi fare guatatatata. Chiaro, no? E beh, è stato tutto molto così. Vediamo un po' così. C'ha le specchiatine. Insomma, non si fa così, maleducato. Io stavo arrivando. Arrivo anche da lei, signore, non si agiti. Eccolo qua, proprio a cavacca. Ma si faccia schifo così, ta 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 ta. Uoca, ma ci ha creduto. Ok. Benissimo. Ma magari se la smette anche di rompere il marrone. Dai, e basta, proteggere, te lo sti coglioni, con la tua battuta. Che cazzo sei, cavallo del zodiaco? Opla. Io ho schivato, però per il suo culo. Aspetta un attico. E niente. Sì, però non è giusto. Oh, hai rotto un po' il cazzo, tutto il culo di merda. Ok, adesso voglio così proteggi qua. Ok, è andata bene, dai. Vediamo che c'è la zona di merda, veramente. Mi ha fatto un danno da panico, signore. E mi ha dato ancora il compenso di merda. Beh, sono contento. Allora, di qua. Vediamo cosa c'è di bello. A quanto pare niente, devo fare un salto da panico. Ah, la palla di prima, ecco. Allora, dovrebbe essere abbastanza semplice la corda. Dovremmo andare dalla palla e fare Y. Perfetto, lui si sposterà un pochino qui. E poi dovremmo far così e dire ta. Chiaro, no? Insomma, io così sono stato. Poi andiamo a far qui. E poi facciamo così. Non penso che dovessi andare qua. Però adesso guardo, Infatti non era qua. Però volevo dire se stavate attenti, Ma porca. Aspetta, signora, mi sta facendo venire il panico. Ok. Oh, qui. Allora, io... Tac! Guarda che porca vacca! Vai, vai! Che è l'unica, è così, perché sennò mi spacco alcuni quattro parti diverse. Ok, non prendo il tempismo giusto perché ho paura di prendere i danni. Ok, adesso è andata. Andata! Il signore deve difendere le tre botte del sedere, Guarda! Eccoci qua. Oh, quanto ci ha creduto il signoro. Ale, mi ha dato... vabbè, dai, quella è valsa la pena, insomma. Salostia, Dio. Te mi dai qualcosa? Una schifezza. Vabbè, mi ha dato questa, dai. Molto virile, l'ho detto. Poi, vediamo se c'è qualche altra statua da rompere. Non c'è niente. Possiamo ritornare... Lì c'è da prendere qualcosa. Allora, dobbiamo andare lì. Sarà divertente. Allora... Perfetto. È tutto calcolato, sì. Porca vacca. Dacci, porca vacca. È stato più veloce di quanto pensassi. Adesso no, però, Non mi fai vedere un cazzo, lo sai. Ok. Dov'è? È andato fino a... signore. Porca vacca. Signore, lei è un po' stronzio, lo sa. Non ci provi proprio, ho sfumata. Mi ha preso alla grande, invece. Non è che non è esploso. Signore, cosa ha mangiato? Ok, qui siamo a un'altra palla. Beh, dove la devo filare sta palla? Cioè, nel senso. Allora, è semplice. Dobbiamo premere la leva. Prendere la palla. Ottimo. Andare qua. Qua e rilassare la palla, perfetto. Questa è una cosa. Poi trasformiamoci in rosso, facciamo così, mettiamo che faccia, non ho capito bene cosa. Ok, è arrivato, si è capito dal rumore. E qui facciamo alla chiaro, no? Perfetto, benissimo. Poi andiamo dritto per dritto, beh, mi sembra giusto, no? Uno, due e saltino. Olè. Brava signorina, così si fa. Poi andiamo di qua,
qui c'è da mettere un'altra palla. Il signore deve lavorare un po' di palle, però insomma alla fine ce la fa, no? Qui salva, vero? Ok, direi che ci possiamo fermare qui, così nel prossimo episodio finiamo il dungeon e se c'è il boss lo facciamo. Quindi ragazzi, come solito vi invito a lasciare un like e un commento se vi piace la serie, mi raccomando assolutamente iscrivetevi per farmi sapere cosa ne pensate, per la sfida assolutamente. Ciao ciao.